Allora, avevo dei dubbi su tre pezzettini di metallo che ho trovato setacciando oro e devo capire se erano argento o cosa. Quindi, acqua ossigenata, 3%, andiamo a sommergerli. Di acqua ossigenata. Poi da quel che ho visto, magari lo sapete già, la mettiamo nel microonde. Secondi che sono eterni. 30 secondi quando hai fretta diventano eterni, però è un esperimento, vediamo se quel che ho visto è corretto, anche perché in teoria ci vorrebbero gli acidi e la pietra per determinare se un metallo è oro o argento. E adesso andiamo a valutare, mettiamoci un po' alla luce, per vedere se hanno la reazione corretta. Vediamo un po'. Aspettate, vediamo un po'. Sì, eccolo lì. Quei due pezzettini che stanno friggendo per via del perossido di idrogeno sono argento. E tu? Niente bollicine, fammi un po' vedere. No, sì, anche tu bollicine. Sì, sono tutti e tre pezzettini di argento. Eccolo lì, una scaglietta di argento nativo. Anche lui. E anche lui. Questo l'ho visto in rete, e l'ho fatto perché magari se voi vedete i miei piccoli video, potete trarne spunto. L'ho visto in rete che l'argento reagisce col perossido di idrogeno. Bene, buono sapersi, è argento.